Facciamo un po' di unboxing. Ciao amici del tubo, ho qui un po' di pacchi. Partiamo subito da queste due buste, anzi una busta alla volta. Arrivano dalla California, ragazzi. Quando si parla di California si parla di droni, si parla anche di Master Rescue, questa azienda americana che produce eliche per i droni in generale e anche per i droni della DJI. Non ho cominciato a fare un unboxing senza il taglierino. Ecco qui cosa abbiamo, le eliche per il DJI FPV. Tra l'altro l'abbiamo di colore azzurro, questo arancione e rosso. Quale apriamo? Queste arancioni. Si chiamano Ludicrous, aumentano la velocità massima del 14% rispetto alle eliche originali. Velocità di salita aumentata del 13%, questo è ottimo ovviamente per i droni FPV. Tempo di volo aumentato del 2%. Vediamo cosa abbiamo in confezione. Un bel adesivo della Master Airscrew. Safety instruction ed ecco qua semplicemente le nostre eliche, che vi ricordo essere a sgancio rapido, quindi si mettono davvero in un attimo. Le eliche della Master Airscrew tra l'altro sono molto particolari, guardate questa parte, sembra davvero tagliata. Mi sembrano più leggeri delle originali, non posso farvele vedere montate sul DJI FPV perché il DJI FPV non ce l'ho in questo momento. È un drone comunque fantastico. Queste eliche hanno questo aspetto lucido, glossy, hanno una migliore efficienza aerodinamica, quindi un minor consumo energetico, da qui il 2% in più di durata della batteria. La durata della batteria del DJI FPV non è molto. Drone reattivo, drone più agile e con queste eliche anche drone più visibile. Se avete visto i miei video, vi lascio qua quello relativo all'applicazione Marvin col DJI Mini 2. Sono davvero fantastiche le eliche arancioni a mio avviso sui nostri droni. Oltre ai colori che abbiamo visto, quindi azzurro, rosso e queste qui arancioni, abbiamo anche il colore nero. Ecco la seconda busta. Vediamo cosa contiene. Opla! Queste sono le Stealth, sono appena uscite per il DJI Mavic 3. Quale apriamo? Ma qui non c'è neanche da pensarci, ragazzi. Che colore fantastico è questo verde fluo. Opla! Ci troviamo sempre l'adesivo della Master Airscrew, le informazioni di sicurezza e anche un bel sacchettino, guardate che bello, per contenere le nostre eliche. Possiamo tenere dentro anche le eliche di scorta, via questo. Il colore è davvero fantastico, ragazzi, guardate che belle. Meno 2 decibel di rumore, riduzione del 37% del suono, 5% in più di tempo di volo, quindi 2 minuti, visto che il Mavic 3 arriva a 40 minuti. Più agile in sport mode, maggiore visibilità e come non potrebbe essere con questa colorazione, aspetto anche qui glossy, più sicurezza e compatibilità al 100% con il Mavic 3. Potete anche utilizzare due eliche di un colore, due eliche di un altro, oppure addirittura quattro eliche diverse. L'importante è che andate a rispettare questo discorso. Ci sono le eliche col trattino che vanno messe dove c'è il trattino di riferimento e le eliche dove non c'è il trattino che vanno messe dove non c'è il trattino di riferimento. Perché? Perché due eliche girano in un senso mentre le altre due nei nostri quadricotteri girano nel senso opposto. Se il DJI FPV non ce l'ho, invece il Mavic 3 certo che ce l'ho. Eccolo qui. Vedete, elica senza trattino, sgancio rapido, in un secondo. Noi andiamo a attaccarci l'elica. Elica col cerchiolino bianco, quindi scegliamo questa elica.
Ma quanto belle sono, quanto è bello il Mavic 3 con queste eliche, ragazzi. È un effetto spettacolare, anche perché il Mavic 3 rispetto agli altri droni della DJI ha questa colorazione di un grigio più scuro, quindi secondo me risaltano ancora di più. Sono davvero bellissime. Se andiamo a confrontare con le originali, le eliche della Mavic Crew sono più lunghe, di poco, ma sono più lunghe e sono anche più sottili. Questa è una caratteristica delle eliche della Master e Screw, più aerodinamiche, le studiano in maniera precisissima e fanno tantissimi test. È un'azienda che da 45 anni progetta eliche non solo per i quadricotteri, ovviamente, che sono più recenti. Ormai sono un punto di riferimento. In un video dedicato, perché meritano un video dedicato, andremo a vedere come si comporta il Mavic 3 con le eliche della Master e Screw. Queste eliche non sono ancora su Amazon, seguitemi su Telegram, perché appena arriveranno su Amazon, come sono arrivate anche quelle per gli altri droni, vi metterò il link. Queste mi sono arrivate ovviamente dalla California, ho pagato 5 euro la dogana, vi lascio anche il sito ufficiale se volete acquistarle subito. Per quanto riguarda invece le eliche del DJI FPV, sono già disponibili su Amazon, trovate il link in descrizione, costano meno 21,99 euro. È comunque spettacolare, sembra anche più cattivello. Opla! Andiamo ad aprire questo pacco morbido, so già chi me lo manda, la genialbrand.it, di sicuro tantissimi di voi la conosceranno. Sto iniziando una nuova collaborazione anche con loro. Andrea Pinotti, ragazzi, loro producono materiale tecnico tutto personalizzabile. Per quanto riguarda il mondo dei droni, hanno un catalogo super vasto e, come vi dicevo, possono personalizzare di tutto. La mia nuova felpa del canale ho deciso di realizzarla proprio con loro. Eccola qui, ragazzi, personalizzata AP. Vado subito a metterla. I materiali sono davvero top, ci sono tantissimi gruppi di dronisti in Italia. Sapete che io faccio parte del GDMB, gruppo dronisti Monza e Brianza. Molte volte quando ci si unisce in gruppo ci si vuole anche identificare, si crea un bel logo, e cosa non c'è di più bello di avere un abbigliamento comune, che sia una felpa, che sia un cappellino, che sia una maglietta. Su genialbrand.it trovate il link in descrizione, trovate di tutto e di più. E anche, vi ho detto, il discorso tecnico per quanto riguarda gli accessori del mondo dei droni. Tra l'altro mi sono trovato anche delle magliette simpaticissime, ragazzi, andiamo a vederle. Devo farmi una bella maglietta del canale personalizzata anche da loro. Guardate questa, in stile anni 80, Andrea Pinotti Pilot FPV Racer. Io che sono un appassionato di cinema non posso che apprezzare The Godfather, il padrino FPV Racer. Se mi seguite su Telegram, ogni qualvolta che trovo una bella offerta, qualcosa di particolare sul sito www.genialbrand.it, ve la metterò lì. Adesso però fa caldo, mi tolgo la felpa e procediamo con gli unboxing. Passiamo a questo pacco, questo l'ho ordinato da Amazon, sono sicuro che a tanti di voi potrebbe essere utile questo accessorio, marca TP-Link. Vediamo se avete già capito di cosa si tratta. È un wifi extender, è comodissimo, ragazzi. Se la vostra wifi di casa non copre bene tutta la casa, magari avete il modem nel salotto e alcune camere da letto sono troppo lontane o hanno troppi ostacoli tra il modem e la camera, bene, a quel punto lì il segnale non vi arriva ottimale. Se siete in camera, volete vedere, come succede alle mie figlie, un film su Netflix, avete dei problemi di connessione. Questo vi risolve il problema. È semplicissimo, è un ripetitore wireless, un extender, basta metterlo a metà circa tra la posizione del modem e il punto in cui volete far arrivare al meglio la vostra connessione, basta attaccarlo alla presa e in due semplici passaggi voi andate a installarlo e a risolvere i vostri problemi. Apriamo la scatola, diamoci un'occhiata. Eccolo qui, andiamo ad aprire la confezione.
Cosa ci troviamo? Allora, una guida rapida e una guida completa. E poi abbiamo il nostro Wi-Fi extender colore bianco. Non faremo altro che attaccarlo alla presa in una posizione tra il nostro modem e il punto in cui vogliamo arrivare con la connessione di rete. Qui abbiamo questo LED azzurro circolare che ci indicherà la potenza del segnale in entrata. Questo è anche un tasto VPS, quindi abbiamo due modi per installarla, tutti e due semplicissimi. Il primo modo è quello di andare a cliccare su questo tasto, ovviamente quando l'extender è collegato alla rete elettrica, e se il nostro modem ha lo stesso tasto VPS, quasi tutti i modem ce l'hanno, andando a cliccarlo anche sul modem si abbineranno in maniera automatica. Il secondo modo, se il nostro modem non ha il tasto VPS, è quello di aprire l'applicazione dedicata a TP-Link, riconoscerete il vostro extender, sceglierete la sorgente, quindi la vostra Wi-Fi domestica, inserirete la vostra password qualora l'avete messa, sceglierete una nuova password, tanti associano la stessa, per questo extender e voilà, gioco concluso. Questo extender, che costa solo 14 euro invece che 19 euro, arriva fino a 300 MB per secondo. Se avete una fibra, se volete qualcosa di più prestante, ci sono i modelli che vi lascio comunque in descrizione che supportano una velocità più elevata. Finalmente le mie figlie potranno vedere Netflix senza lamentarsi quando si trovano in camera da letto. Le mie camere da letto non sono lontanissime, ma ci sono diverse pareti che ovviamente vanno a ostacolare il segnale. Con questo si risolve il problema. Importantissimo, qui sotto abbiamo comunque un ingresso Ethernet, quindi potete avere una connessione ancora più prestante se andate a attaccare con un cavo Ethernet un computer, un decoder, una console di gioco. E poi abbiamo la possibilità di resettare tutti i parametri da qua. Se avete questo LED azzurro acceso anche di notte, fate calcolo che consuma meno di 3 watt ora, e vi dà fastidio questo LED azzurro, avete la possibilità tramite l'applicazione di disattivarlo. Anche il consumo si abbasserà leggermente. È ottimo in questo caso che vi ho detto, quindi se sullo stesso piano dovete estendere la vostra connessione. Se invece avete la necessità di portare la vostra rete Wi-Fi domestica in piani diversi, magari in mansarda o in taverna, io vi consiglio invece di utilizzare le Powerline. Trovate dei TP-Link o anche altre marche, vi lascio qualche link in descrizione. Vado a prendere quelli che utilizzavo fino a un po' di tempo fa. Eccoli qui, un kit formato da due moduli. Un modulo viene attaccato alla presa elettrica e con un cavo Ethernet va collegato al vostro modem, e l'altro modulo, in questo caso è anche un modulo Wi-Fi, va messo in taverna oppure in mansarda sull'altro piano dove volete far arrivare la vostra connessione internet. La connessione internet passerà dalla rete elettrica e poi tramite il cavo Ethernet lo potrete portare a un computer, a un decoder, a una TV, oppure tramite questo modulo, che per quanto riguarda questo kit è anche Wi-Fi, avrete un'altra rete al piano in mansarda o in taverna alla quale collegarsi. Potrete impostare la vostra password e la rete verrà presa dal modem, vi ho detto, passerà dalla rete elettrica di casa. Vi consiglio questo sistema, che è molto più efficiente quando dovete portare la rete Wi-Fi su piani diversi. Costano davvero pochissimo rispetto a quando sono stati introdotti qualche anno fa sul mercato e risolvono un problema grandissimo, ragazzi, portare la rete Wi-Fi su diversi piani di casa. Se pensate che io lavoro in taverna, tutto il discorso di gestione anche del canale di YouTube lo faccio dalla taverna, questo mi ha salvato davvero. Anche qui ci sono vari modelli in funzione della vostra velocità di rete, modelli che vanno a 300 MB per secondo e nel mio caso sono super sufficienti, o modelli che vanno fino a 750 MB per secondo. Cosa importante, non vanno attaccati, è meglio non attaccarli alle ciabatte, quindi ai multipresa. È sempre meglio, proprio perché all'interno della presa elettrica passa il segnale, averli direttamente attaccati ad una presa. Consumano anche questi meno di 3 watt e dall'applicazione, l'applicazione in questo caso della Netgear, ma poi ci sono altri modelli della TP-Link, voi potete andare a spegnere i LED anche quando funzionano per avere un risparmio ancora energetico, oppure semplicemente perché vi dà fastidio vedere la lucetta accesa magari di notte.
Passiamo ora all'ultimo pacco di giornata, il più grande l'ho lasciato giustamente per ultimo. Anzi, ve lo apro da qua. Oppla! Avete capito giusto cos'è? È una valigetta bella pesantina, bella robusta per il DJI Mavic 3. Ne ho già provata una della Smart 3, ma è molto più grande rispetto a questa, è un kit più professionale. Vi dico la verità, questa qua è bellissima, la maniglia è in silicone morbida per avere un grip maggiore. Vi dicevo, è bellissima perché è più contenuta, essendo che io ho solamente due batterie del Mavic 3. Il Mavic 3 con le mie nuove Helix della Master XQ un po' più lunghe, vediamo se ci entra bene. E il radiocomando normale, questa qua è l'ideale. Radiocomando normale in attesa dell'RC Pro. Perché sto aspettando a prendere l'RC Pro? Vi avevo già detto quando l'ho provato che lo volevo prendere, ma non l'ho ancora preso perché avevo sentito del nuovo RC del Mini 3 e voglio vedere se ha la compatibilità con il Mavic 3. Questo è il motivo. Quindi in tanti me lo chiedete, ma perché non hai ancora preso l'RC Pro? Ora ve l'ho detto. Andiamo a vedercela più da vicino, questa valigetta waterproof certificata IP67. Guardate davvero che bella. Andiamo a leggere il librettino. Ci troviamo qualche informazione. Andiamo a vedere le chiusure con un sistema di bloccaggio. Quindi anche questa cosa qua, comodissima. Questa è una valvola che serve a regolare la pressione tra l'interno e l'esterno. Una valvola di sicurezza, serve per evitare danni al contenuto, perché se noi cambiamo di altitudine o la temperatura esterna cambia, si creano anche delle differenze di pressione tra l'interno e l'esterno, quindi questa non fa altro che andare a regolare questa differenza. Qui possiamo andare anche a mettere un'etichetta che va a identificare il contenuto della nostra valigetta. Questi sacchetti contengono gel di silice, che è un sale che sottrae l'umidità all'ambiente, per questo ve lo trovate all'interno delle apparecchiature elettroniche, all'interno delle scatole. Ovviamente dopo un po', quando è saturo di acqua, non fa più il suo dovere, quindi dopo un po' di tempo, fidatevi, tanto vale buttarlo. Qui abbiamo un adesivo della Pigitech e poi abbiamo questa bellissima davvero custodia. 4 batterie, spazio per il radiocomando, per i filtri, per il caricatore, c'è tutto anche qua nella parte sottostante. Eccoci qui, andiamo a metterci una batteria, ne ho solo una in più ragazzi, costano 195 euro. In realtà questa valigetta è fatta per lo smart controller, ma se voi avete il radiocomando normale, basta che lo mettete da questo lato, così in verticale, e siete a posto. Eccolo qui, il mio Mavic 3 con le nuove eliche. Si vede già che sta perfettamente, ragazzi. Il caricatore in realtà lo dobbiamo mettere qui. Questa è la parte dedicata ai filtri, questi sono quelli della Nisi. Non ci stanno neanche quelli che ho della Freewell. Quindi niente, mi inventerò qualcosa per portarmi i filtri dietro. Questo è lo spazio dove potete mettere il cavo USB-C. Nella parte qui sotto al drone potete andare a mettere le eliche di scorta e sfruttare questo sacchettino. Niente da dire, la valigia è rifinita davvero bene e anche questa parte è morbida proprio per proteggere al massimo durante gli spostamenti il nostro DJI Mavic 3. Quando andiamo a chiudere, guardate, si chiude in automatico. È proprio bella, resistente anche alla corrosione, ovviamente agli urti. Nella parte sottostante abbiamo questi simil piedini. È davvero bellissima ragazzi, guardate, questa è quella che vi ho portato l'ultima volta della Smart 3 ed è ovviamente più grande. Vedete che anche lo spessore cambia. Sono due ottime valigie. Se avete come me un kit base del Mavic 3, allora vi consiglio questa della Pigitech perché è più piccolina. Se invece lo utilizzate per lavoro, avete molta attrezzatura relativa al Mavic 3 e non solo, allora vi consiglio quella della Smart 3 perché addirittura ha una cassettina, una valigettina sottostante, si sdoppia
e vi contiene di tutto e di più. Spero che questo unboxing vi sia piaciuto, tutto quello che avete visto lo trovate in descrizione, se avete domande fatemele direttamente nei commenti, spero che vi sia stato utile, lasciate un bel like in questo caso, continuate a seguirmi e soprattutto seguitemi su Telegram, perché lì ogni volta che trovo delle offerte sul web ve le vado a portare anche sulle cose che abbiamo visto oggi. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram. Ora vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!